amici sportivi e amanti del basket, buon pomeriggio e benvenuti al Basso Centrale in Frosinone. Quella di oggi è la terza giornata di riposo con il gruppo Zeppetti Costruzioni Veroni che affronta la Lighthouse Trapani. La società Basket Veroni e la squadra di Frosinone pongono il benvenuto e salutano la dirigenza. La squadra è di tifosi del Trapani. Dopo quella odierna... No, dal punto di vista dell'organico Veroli sta bene... Sta bene così, non ci sono velleità di mercato da parte della società giallorossa, anche perché dal punto di vista delle casse societarie questo non è un periodo storico favorevole al club ciociaro. In estate ha avuto grossi problemi addirittura di iscriversi a questo torneo, c'era addirittura il rischio di dover abbandonare la seconda serie nazionale, poi si è riuscito in extremis a risolvere la situazione, c'è stato anche un passaggio societario importante, il presidente storico Leonardo Zeppieri ha lasciato nelle mani di Massimo Uccioli, che da consigliere del CDA è passato a presidente, per cui Veroli sta bene e così. La squadra non ha avuto problemi di infortuni seri per poter pensare alla terza campionato nazionale Lega 2. Ramondino non avrebbe potuto chiedere uno sforzo in più alla sua dirigenza. La cosa buona per il coach è che riusciva a dare velocemente un'identità a questa squadra totalmente rivoluzionata rispetto a quella deludente della passata stagione, per cui va bene così, andrà bene così anche nel girone di ritorno. Va benissimo Nicola, allora ci risentiamo fra pochi minuti.
Nicola, se vuoi possiamo cominciare. Buonasera e benvenuti al Pala Città di Frosinone, qui in Ciociaria per il match della terza giornata di ritorno della DNA Adecco Gold tra i padroni di casa della GZC Veroli e la Lighthouse Trapani. È un vero e proprio spareggio nelle zone alte e altissime della classifica fra la terza forza del torneo, i verolani di coach Marco Ramondino, e la quinta forza del campionato, i trapanesi di coach Lino Lardo. Due formazioni che sono separate da appena due punti in graduatoria. All'andata vinse Trapani di 6 lunghezze, 83-77, è stata una delle poche formazioni a battere i giallorossi nel girone d'andata. Veroli ha chiuso con 5 sconfitte nelle prime 15 gare. Le due formazioni stanno entrando in campo per la palla a 2, già schierati i giocatori padroni di casa con il quintetto che possiamo definire quello classico, con il numero 7 Giovanni Tomassini, il numero 4 Jamar Sanders, il numero 14 Andrea Casella, uno delle rivelazioni della stagione verolana, e poi la coppia di lunghi formata dal numero 8 Jamar Samuels, il numero 5 il pivot Alessandro Cittadini, l'ex nazionale azzurro. Risponde Lino Lardo con il quintetto composto dal numero 13 Stefano Bossi, che dunque comincia in quintetto base insieme al numero 9 Robert Lauri, il numero 21 il numero 21 Giancarlo Ferrero, il 5 Andrea Renzi, il numero 11 Patrick Baldassarre. Prima azione dell'incontro nelle mani di Trapani, con Lauri che serve ora a Renzi, il tiro da tre da parte del lungo va a segno. Dunque i primi tre punti della partita targati da Andrea Renzi, reduce dalla partita da 28 punti con la quale ha favorito il successo di Trapani nell'ultima gara interna contro Forlì. Dunque Lardo comincia con Kelvin Parker, il playmaker trapanese in panchina, e Bossi, il ragazzo classe 94, nel quintetto base. Sbaglia Veroli il primo attacco, dall'altra parte invece non fa altrettanto Lauri, che va a mettere a segno altri due punti per Trapani, che dunque parte bene in questo match in terra ciociara, 5-0 per la formazione ospite. Veroli in attacco con Tomassini, il pick and roll con Cittadini che ora va in post basso, il tiro come riceve il pallone va a segno, due punti per Alessandro Cittadini, l'ex Barcellona al suo primo anno a Veroli. In avanti ora Trapani dopo un minuto e mezzo dall'inizio della partita. Bossi in post basso per Baldassarre, raddoppiato, scarica la sfera sotto a Renzi che si fa spazio, trova i due punti, anche il fallo da parte di Cittadini, dunque andrà in lunetta per il tiro libero supplementare. Andrea Renzi, che anche in questo inizio gara a Frosinone fa capire di stare attraversando uno splendido momento di forma, contro Forlì come detto 28 punti e anche 9 rimbalzi per 32 di valutazione complessiva. Dalla lunetta il numero 5 in maglia trapanese va a segno anche con l'aggiuntivo, 6 punti per Renzi, e Trapani che scatta sull'8-2 a 8 minuti e 20 secondi dal termine del primo quarto. Sanders, la guardia americana di Veroli, a centro area sotto per Samuels che va a segno, il numero 8 giallorosso alla forte arrivata in Italia dopo un'annata nella Serie A2 spagnola. Dall'altra parte nuovamente a segno Andrea Renzi, altri due punti per lui e sale a quota 8. Trapani sta riuscendo ad attuare il suo gioco migliore, che è quello della corsa del contropiede, di arrivare al canestro nel minor tempo possibile, mentre Veroli ama di più i ritmi bassi. Cittadini, altri due punti trovati dall'esperto pivot che per anni ha calcato il parquet della massima serie ed è stato anche per diverso tempo in maglia azzurra. Baldassarre, l'arresto e tiro, questa volta sbaglia Trapani, il rimbalzo di
Samuels, 10-6 il punteggio per Trapani a 7 minuti e 15 secondi dal termine del primo quarto di gioco. Trapani che difende a uomo, Tomassini si libera, se l'è perso Lauri e Tomassini lo punisce con la tripla. Primi punti per il playmaker ex Ferentino. Veroli 9, Trapani 10. Palla persa in attacco da Bossi, che ha scaricato il pallone in panchina. Le sue intenzioni erano invece di scaricarlo verso Ferrero. Lo stesso Bossi, anzi no, è Lauri ad essere richiamato in panchina da Lardo. Primo cambio per il coach siciliano, va dentro con il numero 20 Kelvin Parker, che si prende subito cura di Sanders. Scontro tutto americano che si ripropone in post basso. Sanders, Samuels, la tripla frontale non va a segno, corta, rimbalza sul primo ferro, il rimbalzo del giovane Stefano Bossi, il 19enne supera la metà campo, serve il pallone a Parker, il lob sotto a servire Baldassarre che elude l'intervento in stoppata di Samuels e va a mettere a segno due punti Patrick Baldassarre. Veroli 9, Trapani 12, 6 minuti e 10 secondi al termine del primo periodo. Sanders per Casella, Cittadini si ripropone il duello con Renzi a centro area. Cittadini questa volta non tira, scarica un passaggio discutibile sotto canestro a Samuels, si aspettava il tiro dal compagno di squadra, dunque palla persa per Cittadini per la rabbia di Ramondino. Sempre Bossi ad impostare il gioco in cabina di regia. Baldassarre vuole attaccare Samuels, poi ci ripensa ancora Parker che viene scippato letteralmente del pallone da parte di Sanders. Possibilità di contropiede per Veroli, Sanders il passaggio schiacciato a terra per il facile appoggio al tabellone di Andrea Casella. Primi due punti per il numero 14 giallorosso, miglior marcatore della GZC di Veroli nella sconfitta di Napoli. Ma dall'altra parte Trapani risponde sempre velocemente e ancora una volta lo fa con Renzi, è andato già in doppia cifra il pivot trapanese, 10 dei 14 punti della Lighthouse sono dell'ex giocatore di Biella. Sanders, l'arresto di tiro sopra la testa di Parker. 11 Veroli, anzi 13 Veroli, 14 Trapani. Sono passati da 15 secondi i 5 minuti iniziali di gioco. Sbaglia la conclusione Parker, rimbalzo di Veroli, si sta giocando al ritmo più congeniale a Trapani, che è avanti nel punteggio di una lunghezza grazie soprattutto alla partenza sprint di Renzi. Ora c'è il fallo a centro area di Parker su Samuels, che andrà in lunetta per 2-3 liberi. Jamar Samuels è il primo fallo trapanese dell'incontro, lo ha commesso Parker. C'è time out in partita, anche questo il primo della gara, a 4 minuti e 22 secondi dal termine del primo quarto, con Trapani avanti di una lunghezza sui padroni di casa della GZC Veroli, che come detto in precedenza domenica scorsa sono stati sconfitti da Napoli nel capoluogo campano, un KO che ha portato a terminare una striscia di 5 vittorie consecutive della formazione di Marco Ramondino, che sta facendo un campionato al di sopra delle attese, così come del resto lo sta facendo anche Trapani, due formazioni che si ritrovano dentro la zona playoff, quando invece in estate la maggioranza degli addetti ai lavori, dei cosiddetti esperti, non vedeva queste due formazioni così ai primi posti. Veroli peraltro ha rischiato anche la radiazione nel corso dell'estate, più che la radiazione la mancata iscrizione per i grossi problemi finanziari. Invece
il nuovo presidente Uccioli, il coach Marco Ramondino insieme al GM Ferenc Bartocci sono riusciti in questo piccolo miracolo di riportare la realtà ciociara ai vertici del secondo torneo nazionale di basket. Si riprende a giocare con i due tiri liberi di Jamar Samuels, va a segno con il primo con un po' di fortuna l'ala forte di Veroli, giocatore che sta facendo un campionato fin qui da 11,9 punti e 5,7 rimbalzi di media. Va a segno con entrambi i tiri liberi Samuels, c'è il sorpasso Veroli sul tabellone elettronico 15-14 per i padroni di casa su Trapani, che ora attacca con Nelson Rizzichiello entrato in partita. C'è l'infrazione di passi per Baldassarre, che stava cercando di battere in palleggio Jamar Samuels. Dunque palla persa per il numero 11 trapanese a 4 minuti esatti dal termine del primo periodo. Tomassini a impostare il gioco, vuole attaccare Ferrero, alla fine però sfonda su di lui. Questo il giudizio degli arbitri. Dunque palla persa per Veroli, terna arbitrale che è composta da Migotto di Sant'Ostino di Livenza, provincia di Venezia, Sivieri di Vigarano Mainarda, provincia di Ferrara, e Terranova di Ferrara. In avanti ora Trapani, dopo aver recuperato il pallone con Giancarlo Ferrero, che ora riceve il pallone in punta. Renzi in post basso contro Cittadini, viene raddoppiato il numero 5 trapanese, perde il pallone sul raddoppio precisamente di Samuels, che ora in contropiede dall'altra parte va a mettere altri due punti. Jamar Samuels sale a quota 6 e Veroli che va più 3, 17-14 su Trapani. 3 minuti e 10 secondi ancora da giocare nel primo periodo. Ferrero cerca il tiro da lontanissimo, dai 7 metri, palla non trova il bersaglio. Sanders per Veroli, scarica il pallone fuori per Samuels, che ha problemi nel controllo del pallone. Sanders adesso attacca a Baldassare, non trova i due punti. L'arbitro però vede l'interferenza di Baldassare sul tiro di Sanders, non era così limpida, non ci è sembrata così limpida. Comunque due punti, altri due punti per Veroli, segnati questa volta da Sanders. 19 Veroli, 14 Trapani. Fallo adesso di Tomassini su Parker, ha cercato la rubata nella metà campo difensiva di Trapani. Tomassini, secondo fallo, è costretto ad uscire per evitare ulteriori guai a livello di penalità. Fuori lui, dentro il capitano Marco Rossi, veterano alla quinta stagione a Veroli in tre diverse parentesi. Baldassarre a segno comodamente da sotto canestro. 19 Veroli, 16 Trapani. 2 minuti e 20 secondi nel corso del primo quarto. C'è un fallo lontano dalla palla di Ferrero su Samuels. Per Ferrero si tratta della prima penalità, secondo fallo di squadra appena per Trapani. Rimessa da fondo campo in zona d'attacco per Veroli, c'è Cittadini sulla palla, lancio lungo verso Marco Rossi che chiama lo schema, mentre Lardo decide adesso la difesa a zona 2-3. Sanders decide subito di colpirla con il tiro da 3 che però non va a segno. Dunque mossa tattica per Lardo in questo finale di primo quarto, con i suoi sotto di 3 lunghezze. Ferrero attacca l'area, il sottomano di destro molto ben fatto da parte di Ferrero che va a segno. Primi due punti della gara per il talento di Lino Lardo. Casella perde il pallone in penetrazione, la palla termina oltre il fondo campo. 19 Veroli, 18 Trapani, 100 secondi esatti all'arrivo della prima mini pausa
Parker in palleggio, attacca Cittadini, va a segno con il l'appoggio, il layup di sinistro Kelvin Parker. Sono i primi punti anche per il playmaker americano della Lighthouse, che sorpassa 20-19. Cittadini prende spazio contro Renzi e va a mettere a segno altri due punti. Cittadini stanno facendo molto bene entrambi i settori lunghi, Renzi, Baldassarre da una parte, Samuels e Cittadini dall'altra, sono loro che stanno menando fin qui le danze. Veroli avanti nuovamente di uno, 21-20. Rezzitello, tiro forzato da i tre punti, ma va a segno, aveva le mani in faccia di Samuels. Tre punti dunque per Nelson Rezzitello per il più due ospite, 23-21, a 37 secondi dal termine. Lo stesso Rizzitiello stava per rubare anche il pallone in difesa, non controlla la sfera prima che termini oltre la linea laterale, si resta in attacco per Veroli, che opera una doppia sostituzione, fuori Casella e Seynolds, dentro Carenza e Brett Blizzard, l'uomo chiave della squadra di Ramondino, l'italo-americano ex Virtus Bologna, due anni fa in questo torneo, quando ancora si chiamava Lega 2, con la bianco-blu Bologna. Stoppata del numero 18 Tabbi, appena entrato l'under di Lardo, che è andato subito a inchiodare una stoppata su Marco Rossi. 16 secondi al termine del primo quarto, Trapani non può arrivare fino alla fine. Baldassarre vuole attaccare Carenza, interrompe troppo presto il palleggio. Tabbi arriva questa volta, la stoppata di Sanders a suoi danni, proprio quando stava scadendo la sirena, il cronometro dei 24 secondi. Dunque nulla di fatto per Trapani in questo attacco, a 3 secondi e mezzo dal termine del primo periodo. Trapani avanti di due lunghezze, 23-21. C'è Lardo che discute con gli arbitri, viene chiamata l'infrazione dei 24, che era chiara dopo la stoppata imponente di Sanders su Tabbi. Veroli ora dovrà affrettare il tiro nell'ultimo possesso. Blizzard sulla metà campo perde il pallone, così Tabbi allo scadere ha un'ultimissima opportunità, non va a segno, è anche scaduto il cronometro prima del suo tiro. Dunque finisce il primo quarto alla Palasport di Frosinone, GZC Veroli 21, Lighthouse Trapani 23. Linea alla regia. Ok, ti dico io allora quando rientrare. Va bene. Ok. Ok. Possiamo rientrare. Le due squadre in campo per il secondo quarto della sfida della terza giornata del girone di ritorno, GZC Veroli 21,
Lighthouse Trapani 23 dopo i primi 10 minuti, e si riprenderà in questo secondo periodo con la rimessa da metà campo nelle mani di Brett Blizzard per Veroli, che ha in cabina di regia ancora Marco Rossi, Tomassini il play titolare gravato di due falli nel corso del primo periodo. C'è il fallo in attacco ancora una volta su Ferrero, che conquista per la seconda volta dunque il pallone con uno sfondamento. Più che sfondamento è stata una gomitata che ha ricevuto sulla bocca dello stomaco da Carenza, una gomitata chiaramente di gioco, non volontaria. Primo fallo per Giovanni Carenza. Dunque ci sarà la rimessa da fondo campo per Lighthouse Trapani, mentre c'è ancora Lardo a colloquio fitto con uno dei tre arbitri. Sarà lamentato al termine del primo quarto, torna a farlo ora, viene ammonito ufficialmente dal trio in maglia arancione. Alla prossima protesta scatterà automatico il fallo tecnico ai danni del coach siciliano, che vede ora attaccare in post basso il suo Baldassarre. Sbaglia però il tiro, non prende nemmeno il ferro da pochi centimetri Patrick Baldassarre. Marco Rossi, Carenza vuole attaccare, non riesce a controllare il pallone, poi Baldassarre stava per recuperarlo in maniera più compiuta, ma pesta con la schiena la linea di fondo campo. Dunque si resta in zona d'attacco per la GZC Veroli con Samuels pronto alla rimessa per Carenza. Rossi per Blizzard. Veroli sempre sul perimetro, Carenza ancora per Sanders che ribalta sul lato debole. Marco Rossi attacca lui l'area, subisce poi il fallo del numero 18 Tabbi. Altri minuti per lui in campo, un altro classe 94 del roster trapanese. Ci saranno due tiri liberi per il capitano di Veroli Marco Rossi. Tabbi, che era stato utilizzato nelle sei partite in cui ha messo piede in campo per 43 minuti complessivi, torna a dargli fiducia. Lardo sbaglia il primo tiro libero, Rossi va a segno con il secondo. 22 Veroli, 23 Trapani. Il secondo quarto è iniziato da un minuto esatto. Parker raddoppiato, scarica il pallone all'angolo per Ferrero, chiama poi lo schema contro Rossi, ancora Parker in palleggio, l'arresto e tiro prima di entrare dentro l'area, l'errore, il rimbalzo di Blizzard per Veroli. Blizzard scarica per Carenza, Rossi libero oltre l'arco, decide di alzarsi e tirare, fa bene perché il capitano giallorosso mette la tripla che riporta avanti Veroli più 2, 25 a 23, 8 minuti e 23 secondi al termine. Marco Rossi, che ora in un eccesso di foga commette un fallo lampante sul palco. Il primo fallo per Rossi, doppia sostituzione per Lardo, fuori Baldassarre e Ferrero, tornano dentro Renzi, il mattatore del primo quarto con i suoi 10 punti, e Lauri, l'altro americano di Trapani, autore di 16 punti all'andata per Trapani. Il miglior marcatore in quella partita fu Ferrero con 17. Renzi subito vuole il pallone ma viene raddoppiato da Ramondino, da Carenza, e è costretto all'infrazione di passi Renzi. Ramondino ora l'ha dato come ordine sistematico ai suoi, ha visto che Renzi nel primo tempo ha fatto un po' quello che ha voluto in attacco, e allora come prende palla da un po' di tempo viene sistematicamente raddoppiato in post basso. Sempre la zona difensiva di Lardo. Rossi ancora una volta da tre, ancora una volta punisce Marco Rossi, un 2 su 2 da 3 consecutivo
e Veroli vola al massimo vantaggio 28-23. Marco Rossi che conferma il suo buon periodo di forma, aveva segnato 10 punti a Napoli in uscita dalla panchina dopo un periodo in cui era apparso giù anche fisicamente. Ora con questi 6 punti porta Veroli al massimo vantaggio 28-23 a 7 minuti e 34 secondi al termine del primo tempo. C'è stato un fallo nel frattempo della difesa verolana, ha resettato il cronometro a 24 per Trapani. Lauri oltre il perimetro. Lauri, bella la sua penetrazione che termina con un canestro in rovesciata di pregevole fattura. Robert Lauri sale a quota 4. 28 Veroli, 25 Trapani. Lo stesso Lauri ora morde su Tomassini che è tornato in campo, esagera con le mani, ora Tabbi commette fallo su Samuels, primo fallo per il giovane lungo di Lardo che ora lo richiama in panchina, al suo posto un altro 94 Stefano Bossi. Si schiera nuovamente a zona in difesa Trapani dopo un accenno di uomo durato lo spazio di un'azione. Blizzard per Carenza, il tiro dai 6-75, questa volta è di Carenza ma non cambia il risultato rispetto a Marco Rossi. Terza tripla per Veroli nel giro di poche azioni. A mettere a segno Carenza, Veroli ritocca il suo massimo vantaggio, più 6, 31-25. Renzi prova ad attaccare Samuels in palleggio, scarica fuori per Parker allo scadere dei 24, non va a segno il suo tiro dalla lunga distanza, ora Parker commette fallo su Carenza, lo ha sgambettato, un fallo più calcistico che cessistico. È il secondo fallo per il numero 20 di Trapani che è sotto di 6 lunghezze, 31-25. Soltanto due i punti realizzati in questa seconda frazione da Trapani. Mancano 6 minuti e 15 secondi all'arrivo dell'intervallo lungo. Carenza per Tomassini. Stava Blizzard pronto dall'angolo per colpire anche lui da tre. Lauri ha intercettato il passaggio, palla sporcata oltre la linea laterale. 10 secondi per l'azione di Veroli. Rossi per Tomassini, 2 secondi, deve provare il tiro da lontanissimo, non prende il ferro, scade il cronometro dei 24. Gli arbitri fischiano l'infrazione, anche se secondo le regole FIBA, a differenza di quelle NBA, la gara doveva continuare, l'azione meglio, doveva continuare senza interruzione, ed è quello che Lardo sta dicendo ora, uno dei tre arbitri. 31 Veroli, 25 Trapani, meno di 6 minuti alla fine del secondo quarto. C'è Bossi a portare palla in avanti e a cederla poi a Parker, il lob per servire sotto Renzi, va a mettere a segno i primi 2 punti del suo secondo quarto, sale a quota 12, 31 Veroli, 27 Trapani. Rossi per Blizzard, la tripla frontale, questa volta non va a segno Veroli dalla distanza pesante. Lo stesso Blizzard poi intercetta il pallone, però non in tempo. Si resta in zona d'attacco per Trapani che sostituisce Parker con Ferrero, torna in campo l'ex Casale Monferrato, piemontese di 25 anni. Lauri contro Tomassini, vuole il fallo Lauri, alla fine in qualche modo lo ottiene ma contro di lui perché va a sfondare su Samuels. Lauri aveva sentito un mezzo contatto da parte di Tomassini, allora aveva provato la conclusione da 8 metri,
però fondamentalmente aveva soltanto lanciato in avanti il pallone, lui stesso l'aveva riconquistato, poi di fronte all'opposizione di Samuels ha sfondato. Primo fallo per Robert Lauri. Buona presenza di pubblico alla Palasport Città di Frosinone. Quasi 2000 probabilmente le presenze, andiamo ad occhio e a memoria rispetto ai dati che ci sono solitamente qui nell'impianto del Casaleno. Il tiro da tre di Carenza non va a segno, il rimbalzo conquistato di Lauri che lo toglie dalla disponibilità di Samuels, porta il pallone avanti a Bossi. 4 minuti e 45 secondi al termine del secondo quarto, Trapani sotto di 4 lunghezze contro Veroli, 31 a 27 per i ciociari che ora difendono sul Ferrero con Blizzard. I due sono stati compagni di squadra alla Bianco-Blu Bologna, se la memoria non mi inganna, 2 stagioni fa. Rossi con le sue leve azionate va a mettere a segno 2 punti di penetrazione. Marco Rossi che dunque prosegue nel suo ottimo lavoro quest'oggi alla Palasport di Frosinone. Arriva il time out chiamato da Lino Lardo quando mancano 4 minuti e 23 secondi al termine del secondo periodo. La GZC Veroli avanti di 6 lunghezze, 33 a 27 in questo match della terza giornata di ritorno della DNA Adecco Gold. Veroli è squadra che qui al Palasport di Frosinone ha perso soltanto una volta e proprio per mano di una siciliana, Lupea Capodorlando. È il secondo miglior rendimento casalingo dietro soltanto proprio alla qui presente Lighthouse Trapani che ne ha vinte 8 su 9. Trapani che invece si perde un po' quando deve giocare fuori casa, ha il peggior rendimento in trasferta tra le 9 squadre attualmente in zona playoff, soltanto 2 vittorie in 8 occasioni per il quintetto di Lino Lardo che proverà ad invertire, che sta provando ad invertire la tendenza qui in Ciociaria, anche se adesso dopo una buona partenza sta un po' accusando qualche passaggio a vuoto, è comunque sempre perfettamente in partita. La distanza da Veroli è di appena 6 lunghezze che comunque rappresenta il massimo vantaggio di Veroli in partita. Si riprende a giocare Renzi, raddoppiato ancora una volta e ancora una volta Veroli stava costringendolo alla palla persa. 2 secondi, Lauri allo scadere dei 24, tiro da lontanissimo, non va a segno, rimbalzo però è di Renzi che poi sbaglia la conclusione, ma c'è un fallo a giudizio degli arbitri su di lui, a commetterlo Jamar Sanders. Primo fallo per la guardia ala di Veroli, ci saranno 2 tiri liberi per Andrea Renzi, lungo classe 89, 13,6 punti e 6,2 rimbalzi di media in stagione. Va a segno con il primo tiro libero, ha il 76,4% dalla linea della carità, una buona percentuale per essere un pivot. Ancora Andrea Renzi, per lui in passato anche una chiamata nella nazionale azzurra con la quale ha disputato anche un torneo europeo. Va a segno con entrambi i tiri liberi Andrea Renzi, porta Trapani a quota 29, meno 4 rispetto a Veroli che sbaglia l'attacco. E ora Lauri con il suo solito palleggio insistito, alla fine scarica il pallone fuori e l'arbitro, gli arbitri vedono un fallo lontano, lontanissimo dalla palla di Baldassarre su Samuels. Dunque palla persa per Trapani, è il primo fallo di Baldassarre e Trapani esaurisce il proprio bonus. Dal prossimo fallo Veroli potrà andare in lunetta. Punteggio di 33 a 29 per i padroni di casa verolani. 3 minuti e 22 secondi ancora da giocare nel secondo periodo.
Sanders per carenza, attacca Renzi che era un po' in ritardo su di lui. Rossi, il tiro da tre dall'angolo, ancora una volta segno Marco Rossi, mano caldissima per il 32enne play guardia varesino, ma ormai distanza a Veroli da diversi anni. Ora un grandissimo passaggio di Stefano Bossi sotto le gambe di Samuels per assistere il canestro di Renzi, che sarà a quota 16, davvero di pregevolissima invenzione l'assist di Stefano Bossi. Veroli ora rischia la palla persa, Sanders però con le sue capacità atletiche controlla la palla. Samuels, dove prima ha colpito Rossi, sbaglia la tripla, si resta con la palla dunque in mano a Trapani. 36 Veroli, 31 Trapani, 2 minuti e 16 secondi al termine del primo tempo. Baldassare contro Carenza, il tiro dopo il giro che va a segno da parte di Patrick Baldassarre, e le due squadre che tornano vicine, più 3 per Veroli, 36 a 33. Samuels questa volta non prova il tiro da lontano visto il risultato precedente. Blizzard trova i suoi primi due punti, Brett Blizzard, che osiamo definire il miglior sesto uomo del torneo, sta facendo un campionato super, considerando soprattutto che l'anno scorso fondamentalmente non ha giocato, se ne è tornato a casa negli Stati Uniti, ha disputato una lega minore americana, ma certo giusto per tenersi in forma, non per altro. Bossi trova un'altra giocata importante, un tiro da tre che va a segno Stefano Bossi, la 19enne di Lardo, e Ramondino chiama time out a 1 minuto e 22 secondi dal termine del secondo quarto. 38 Veroli, 36 Trapani, davvero ci sta sorprendendo questo Stefano Bossi in stagione per lui. 10 minuti per gara nelle 17 partite che Lardo l'ha mandato in campo prima di questa Frosinone, 1,8 punti e 0,8 assist di media. Oggi l'abbiamo visto dare un assist sotto le gambe di Samuel Sperrenzi, ora questo tiro da tre importante. Stefano Bossi che sta gestendo la cabina di regia con disinvoltura. Parker gravato di due falli, Lardo trova risposte importanti da uno dei suoi under. Le due squadre sono ancora a colloquio con i rispettivi allenatori. Veroli torna in campo così come la formazione avversaria, che mette adesso in panchina l'eroe del quale stavamo parlando in precedenza, ovvero Stefano Bossi. Ora c'è il quintetto più classico, quello con Parker, Lauri, Ferrero, Baldassarre, Renzi, che si schiera in una box and one con Lauri sulle tracce faccia a faccia di Brett Blizzard. Conosce Lardo le qualità offensive dell'italoamericano. Carenza, il resto tiro non va a segno, con poca convinzione questo tiro da parte del numero 17 giallorosso, che ora difende su Baldassarre che decide di attaccarlo. Gli arbitri danno fallo a Carenza, che commette la sua seconda penalità. Ci saranno due tiri liberi per Patrick Baldassarre, autore fin qui di 6 punti. Lui che tra i giocatori è una delle bestie nere per eccellenza di Veroli, con qualsiasi squadra abbia giocato in carriera ha sempre fatto male alla formazione di Ciociara in maniera quasi scientifica. Il prodotto della Benetton Treviso fa 2 su 2, Trapani precisa i liberi ed impatta a quota 38 a 40 secondi dal termine del secondo quarto. Sanders attacca l'area, il suo gancetto non va, il suo semigancio non va a segno, dunque rimbalzo per Lauri che gestisce ora la palla dall'altra parte del parquet.
Parker sul cerchio di centrocampo adesso, 8 secondi per la conclusione dei siciliani. Ancora Parker, scarica fuori per Ferrero il tiro da tre, ma aveva pestato in precedenza la linea laterale, dunque palla persa per Ferrero. Al cronometro mancano 9 secondi e 71 centesimi al termine del secondo quarto, e allora Ramondino pensa bene di chiamare time out per gestire l'ultimissima azione del primo tempo, che sarà nelle mani della GZC Veroli, che si è fatta rimontare il suo massimo vantaggio più 6, e ora però ora può, con l'ultimissima azione, andare negli spogliatoi, potrebbe andare negli spogliatoi in vantaggio. Un match che si sta mantenendo sostanzialmente equilibrato sin dalle prime battute. Alla partenza si era fatta preferire Trapani soprattutto grazie alla vena offensiva di Andrea Renzi, 10 punti in pochissimi minuti. Renzi che resta il miglior marcatore dell'incontro con 16. Dall'altra parte invece c'è un altro solo giocatore in doppia cifra, così come per Trapani c'è solo Renzi. Per Veroli c'è Marco Rossi, che dalla panchina ne ha messi a segno ben 12. Le due squadre tornano in campo. Blizzard rimetterà il pallone nella metà campo difensiva di Veroli, praticamente sulla linea perpendicolare al canestro verolano. Blizzard si libera, Rossi deve fare presto, il capitano verolano. 5 secondi, Sanders, infrazione di passi in partenza fischiata a Sanders da parte degli arbitri, dunque Veroli spreca malamente questa ultima possibilità, e così ce l'avrà Trapani ora l'occasione di segnare, anche se mancano solo 4 secondi, ma sono sufficienti per creare un discreto tiro. Ferrero per Parker, che serve Baldassarre, poteva starci lo sfondo su Samuels, gli arbitri non lo vedono, danno i due punti a Baldassarre dopo l'esitazione da parte della terna arbitrale. Dunque finisce il primo tempo con la Lighthouse Trapani che va negli spogliatoi in vantaggio di due lunghezze, 40-38, dopo il decimo punto realizzato da Patrick Baldassarre. Linea alla regia. Nicola, dimmi. Sì.
Nicola, ci sei? Io ci sono. Grazie Nicola, torniamo al Palasport di Frosinone. Sta per cominciare il secondo tempo della sfida della terza giornata di ritorno della DNA Adecco Gold tra i padroni di casa della GZC Veroli e la Lighthouse Trapani, che è andata negli spogliatoi avanti di due lunghezze 40-38 proprio grazie allo contestato canestro allo scadere segnato da Baldassarre a giudizio di Veroli, viziato da un precedente fallo di sfondamento di un trapanese. Match importante, con posta importante in palio per due formazioni che si stanno disputando le zone alte, altissime della classifica. Veroli al terzo posto a pari merito con Torino, mentre per quanto riguarda Trapani la posizione è la quinta a pari merito con Biella e Verona, che però ha una gara in più, quella che ha giocato ieri sul parquet casalingo contro Trieste. Trapani, ricordiamo, affronta questa trasferta in terra ciociara senza il suo capitano, il pivot Luca Janes. Anche per questo motivo Lardo ha mandato presto nella mischia il giovane lungo Tabbi. Veroli invece al gran completo per tornare alla vittoria dopo il KO di Napoli, che ha interrotto una striscia di 5 vittorie. Si riprende in questo istante a giocare con il primo attacco nelle mani degli ospiti siciliani. Baldassarre, il lob verso Renzi, viene dato fallo in attacco allo stesso Renzi. C'era contatto con Cittadini, francamente non abbiamo visto questo fallo, al limite c'era l'infrazione di passi. Comunque è il primo fallo per il pivot trapanese, anche primo di squadra in questo terzo quarto, chiaramente per la Lighthouse, che si schiera sempre a zona in difesa, una soluzione tattica utilizzata più volte nel corso del primo tempo da Lardo. Sanders attacca Ferrero, arriva a chiudere con una stoppata Baldassarre, riparte in contropiede Trapani, Ferrero si arresta da tre dopo aver ricevuto il passaggio di Lauri e va a segno con la tripla. Ferrero 43-38, quinto punto personale per l'ala piccola di Trapani, che ora subisce però il canestro di Sanders. Sale a quota 6, così come il suo connazionale in maglia giallorossa Samuels, che ora va a raddoppiare su Parker. Squilibria però la difesa verolana, Baldassarre tira da tre, non trova il bersaglio grosso, ha rischiato Samuels con questo raddoppio a metà campo. Cittadini non vede Samuels sotto, fa sportellate con Baldassarre. Tomassini attacca Parker, scarica fuori però nelle mani di Ferrero, che non controlla fino in fondo la sfera che termina a Sanders. L'arresto del tiro del numero 4 verolano va a segno e Veroli accorcia almeno uno, 42-43, 8 minuti e 8 secondi al termine del terzo quarto. Lauri minaccia di tirare da tre, ci ripensa, vuole Baldassarre per sfruttare il mismatch con Sanders, però gli serve un pallone troppo davanti, non può proprio prenderlo Baldassarre. Palla persa per Trapani, rimessa in gioco per Veroli, che torna dall'altra parte con Tomassini. Esce dal blocco Sanders contro Lauri, ancora Sanders, Casella, infrazione di passi in partenza. Non è mai entrato in gara Andrea Casella. Ora questa infrazione di passi in partenza. Nuova palla persa per Veroli. Lauri subito da tre come ricevuto il passaggio, sbaglia però la conclusione. Il numero 9 Samuels per Sanders sul perimetro. Cittadini
Serve il pallone, ma Lauri viene anticipato e poi, a giudizio degli arbitri, su di lui viene commesso fallo da Samuels. È il primo fallo per l'ala forte di Veroli. Lauri ha conquistato un ottimo pallone. 7 minuti e 10 secondi all'arrivo dell'ultima mini pausa. Veroli 42, Trapani 43, palla in mano con Parker che fa tutto da solo, ma si prende lo stoppatone di Cittadini. Poi Samuels non è prontissimo a recuperare più compiutamente il pallone. La palla termina oltre la linea laterale, da registrare comunque questa bella stoppata di Cittadini su Parker, che si era messo in proprio ma è stato respinto al mittente. Ancora Parker, 8 secondi per la conclusione siciliana. Parker serve un bel assist sotto a Baldassarre, che è veloce a concludere di sinistro. 12 punti per Baldassarre, è il secondo marcatore di Trapani in questa gara dopo Renzi. 42 Veroli, 45 Trapani. Sanders da 3 non colpisce, il rimbalzo di Ferrero. Lauri supera la metà campo sul lato debole per Parker, che libera il tiro da 3 di Ferrero, che va a segno. E con la tripla di Ferrero arriva il più 6 di Trapani. Massimo vantaggio per la formazione ospite con questa tripla di Giancarlo Ferrero a 6 minuti e 25 secondi dal termine del terzo quarto. Ramondino costretto a chiamare time out. Per Ferrero si tratta dell'ottavo punto. Trapani avanti di 6 lunghezze ed è ancora più meritevole questo vantaggio, considerando che i due americani di Lardo, Lauri e Parker, fin qui da un punto di vista realizzativo hanno inciso poco. 6 punti in 2, 4 di Lauri, 2 di Parker. Insomma, gli italiani di Trapani stanno facendo la differenza nei confronti di Veroli, che ora torna in campo dopo il time out chiamato dal proprio coach. Dunque Trapani al massimo vantaggio più 6 in questa trasferta in terra ciociara. Lardo dà le ultime indicazioni ai suoi su con il morale. Sono su con il morale i giocatori di Trapani. Baldassarre che invita i suoi con degli applausi a scena aperta. E morde ora su Samuels. Cittadini raddoppiato in post basso, costretto a dare il pallone fuori. Samuels contro Renzi, forza la conclusione, ma ce ne sono 3 su di lui. Poi commette fallo di frustrazione su Lauri. Secondo fallo per Samuels. Momento di difficoltà per Veroli, il principale fino a questo punto della gara. E chiaramente momento più felice per gli ospiti siciliani, che hanno palla in mano con Parker a 5 minuti e 50 secondi dalla fine del terzo quarto. Parker serve una palla, o almeno voleva farlo, verso Renzi, ha anticipato troppo il passaggio. Poi, per evitare il contropiede di Tomassini, è andato a fare fallo sul numero 7 giallorosso. Per Parker è il terzo fallo. Lardo, per evitare guai peggiori, lo tira fuori e manda dentro la 19enne Stefano Bossi. Lardo molto attivo in questa fase della gara con i suoi giocatori, è prodigo i consigli l'allenatore siciliano, che schiera i suoi sempre a zona, una 3-2. 7 secondi per la conclusione di Veroli. Sanders si gira, sbaglia la conclusione, rimbalzo davvero prepotente per Sanders, che poi va a mettere a segno 2 punti. E Cittadini fa da capopopolo, invita il pubblico giallorosso ad incitarli e riceve una pronta risposta dai tifosi di Fede Verolana.
44 Veroli, 48 Trapani, 5 minuti esatti al termine del terzo quarto. Lauri va a segno. Il tentativo di stoppata di Sanders è arrivato dopo che la palla aveva già toccato il cristallo, dunque buona la conclusione di Lauri, che sale a quota 6 punti, come 6 è il vantaggio di Trapani su Veroli, più 6 per la formazione della Lighthouse, che ora difende con Bossi su Tomassini. Commette fallo il numero 13 ospite, è il primo per lui. Rimessa laterale in zona d'attacco per Veroli. Tomassini in punta, scarica all'angolo per Casella, la conclusione che viene deviata da Casella, anzi da Baldassare, poi suona in maniera errata la sirena dei 24, c'è il canestro comunque di Samuels che sale a quota 8, 44 Veroli, anzi 46 Veroli, non è stato aggiornato il tabellone elettronico, lo fa in questo istante, lo è in questo istante, 50 Trapani che sbaglia l'attacco e ora deve difendersi da Sanders, che serve il pallone per Samuels, che viene però stoppato ad alte quote da Baldassarre, che gli fa rimangiare il tentativo di schiacciata. 3 minuti e 45 secondi, passi in partenza di Renzi, è un momento molto concitato nel corso del match. Palla persa in attacco dunque per il pivot trapanese, che ora viene sostituito da Tabbi, che rientra in campo dopo i 3 minuti e 32 secondi giocati nel primo tempo. 46 Veroli, 50 Trapani, 3 minuti e 40 secondi al termine del terzo periodo. La formazione verolana in attacco, c'è Samuels che viene sfidato al tiro da 3, non lo prova nemmeno, serve il pallone sotto a Cittadini, il semigancio di sinistro che va felicemente a segno e ancora una volta chiama il pubblico verolano ad alzarsi dai seggiolini. 48 Veroli, 50 Trapani, per Cittadini 8 punti. Ferrero contro Samuels, c'è stato il cambio difensivo, lo costringe a perdere il pallone. Cittadini scarica la palla a Sanders. Ormai non c'è più possibilità di contropiede per Veroli, ma c'è la, il tiro da 3 di Casella, non va a segno, ma ancora una volta Cittadini, davvero leone, conquista il rimbalzo e converte in canestro il rimbalzo. Cittadini 10 punti e Lino Lardo è costretto a chiamare time out sul punteggio, che è tornato in perfetta parità a quota 50 a 2 minuti e 53 secondi dal termine del terzo quarto. Un Cittadini davvero capopopolo in campo e fuori, sta lottando come un leone, è diventato il terzo giallorosso a raggiungere la doppia cifra dopo i 12 punti di Rossi, 10 di Sanders, anche lui ne ha 10. Rimbalzi, palle recuperate, buona difesa su Renzi, che Lardo ha sostituito poco fa, e punteggio che per Veroli ora è tornato sicuramente migliore dopo essere precipitata al massimo scarto, meno 6 sul 48-42 dopo la tripla messa a segno da Ferrero. Ora sul tabellone vengono dati 2 punti in più a Veroli, 52-50. Vedremo se è un errore del tabellone elettronico, perché noi avevamo contato come giusto un punteggio di 50 pari. Infatti le statistiche ufficiali sul sito della Lega riportano il 50 pari. Sono stati dati 2 punti in più alla GZC Veroli, a nostro avviso in maniera errata, vedremo se verrà corretto o meno nei prossimi minuti. Parker, il tiro da 3 in uscita dal timeout, viene sputato dal ferro,
c'è il GM Bartocci che accorre al tavolo del segnapunti per correggere appunto il punteggio, come vi dicevamo è 50 pari. Tomassini l'arresto e tiro va a segno, questa volta sì che è 52 a 50, con questo arresto e tiro dall'angolo di Tomassini che riporta avanti Veroli. Per Tomassini è il quinto punto della gara, 2 minuti esatti al termine del terzo quarto. Rizzitiello il tiro da tre, un siluro, aria va a segno da parte di Rizzitiello, era molto tesa la parabola, riporta subito avanti Trapani 53 a 52. Per Rizzitiello sono 6 punti. Tomassini aveva un piede sulla linea dei 6,75, però ancora una volta lui riporta avanti Veroli 54 a 53. Una fiammata da parte di Giovanni Tomassini, il playmaker di Pesaro. Ora c'è il fallo di Samuels che voleva rubare palla a Parker, è il terzo per lui, andrà a riposarsi in panchina qualche minuto per evitare il quarto. Torna dentro in campo Carenza al posto del lungo americano. Rimessa in zona d'attacco per Trapani a 1 minuto e 20 secondi dalla fine del terzo quarto. Trapani sotto di una lunghezza contro Veroli 54-53. Rizzitiello questa volta è un mattone, non va a segno il suo tiro da 3 punti, forzata troppo la conclusione da parte di Rizzitiello. Veroli in avanti, Carenza per Casella, sul quale commette fallo lo stesso Rizzitiello. Quarto fallo di squadra per Trapani che esaurisce adesso il bonus a 54 secondi dal termine del terzo quarto. Cambia Veroli, fuori lo spuntato Casella, torna dentro Blizzard, anche per lui bottino ben al di sotto della media, soltanto 2 punti fin qui segnati. Cambio anche per Lardo, va fuori Bossi, torna dentro Renzi, alza il quintetto il coach trapanese, perde il pallone Tomassini dopo pochi secondi dall'inizio dell'azione. Veroli spreca un'opportunità, Baldassarre liberissimo per colpire da tre, ci riesce Patrick Baldassarre, 15° punto per lui. Come sempre quando vede giallo rosso si esalta, riporta avanti i suoi di 2 lunghezze, 56 a 54. Un fallo lontano dalla palla fischiato a Renzi su Cittadini, che potrà andare in lunetta per i 2 tiri liberi del bonus esaurito di Trapani. Dunque Baldassarre con la tripla aveva riportato avanti Trapani, ora Cittadini dalla lunetta se fa un 2 su 2 rimette la situazione di parità. Sbaglia però il primo tiro libero Cittadini, che dalla lunetta in stagione tira con il 73,5%, va a segno con il secondo. 55 Veroli, 56 Trapani, che può gestire l'ultima azione del periodo prima dell'ultima mini pausa. Lauri sul cerchio di centrocampo, attacca Tomassini, l'arresto e tiro che va a segno da parte di Lauri. Un secondo Tomassini, lancio baseball che non trova la retina, dunque finisce il terzo quarto. GZC Veroli 55, Lighthouse Trapani 58. Linea alla regia. Ok, ricordo che il possessore del biglietto color grigio numero 25 può ritirare la maglia. Non ti sento Nicola, hai detto qualcosa? Perfetto, più 3.
Ok, ancora, ancora no, aspetta. Quando vuoi, Nicola. Le due squadre tornano in campo per il quarto e ultimo periodo di una sfida che si mantiene sempre sui binari dell'equilibrio. Trapani è tornata avanti, anzi è rimasta avanti così come lo era al rientro dagli spogliatoi dopo l'intervallo lungo, è passata da più 2 a questo più 3, 58 a 55 sulla GZC. Veroli che dovrà sudare nel corso dell'ultima frazione per confermare la sua solidità casalinga. Trapani invece vuole collezionare la terza vittoria in 9 trasferte di questo campionato di DNA Adecco Gold. Prima azione del quarto nelle mani di Veroli con Cittadini a centro area, scarica a Carenza, Parker velocissimo a intercettare, serve poi l'assist vincente per Lauri che dunque fa cominciare subito bene Trapani, a Trapani questo quarto periodo, 55 a 60 più 5 per gli ospiti siciliani. Carenza per Marco Rossi, non affonda il colpo, ci ripensa, scarica fuori a Sanders, tiro da 3 mal consigliato, fuori ritmo per il numero 4 giallorosso che non trova il canestro. Blizzard sporca il palleggio a Lauri che rimetterà il pallone dalla linea laterale per Baldassarre, da questi a Parker sul cerchio di centrocampo, ancora Parker, il tiro da 3 del secondo miglior tiratore dalla lunga distanza del campionato non va a segno. Sanders contro il rimbalzo e lo scarico poi per Carenza che sbaglia ancora una volta, mani fredde freddissime per il numero 17 di Ramondino che ora chiama dalla panchina ad alzarsi Samuels, ha bisogno di tutti i suoi elementi migliori in questa fase delicata del match il coach originario di Avellino. Con Trapani avanti di 5 lunghezza, 8 minuti e mezzo da termine la partita, deve tirare da lontanissimo Rizzitello, stava scadendo i 24, risolve tutto Renzi che lotta al rimbalzo, conquista la sfera, riciclato il cronometro per Trapani che ora ottiene un fallo con Parker ai danni di Cittadini, secondo fallo per lui. Non ci sono grandi problemi di falli in campo tra le due formazioni, per le due formazioni. Lo stesso Cittadini va a riposarsi qualche minuto in panchina a favore di Samuels. 8 minuti e 11 secondi al termine della partita, Veroli 55 Trapani 60 più 5 dunque per i siciliani di Lino Lardo. Renzi quasi dal gomito della lunetta vede il taglio di Lauri ma arriva prima Baldassarre a intercettare il pallone, altri 2 punti per Baldassarre sull'assist di Renzi, diventa il nuovo miglior marcatore di Trapani che raggiunge il massimo vantaggio più 7, 62 a 55. Rossi non colpisce da 3, arriva poi il canestro con fallo di Samuels che toglie le castagne dal fuoco a Veroli. Il fallo lo ha commesso Baldassarre, proprio colui che poco fa aveva portato Trapani al massimo vantaggio sul più 7. Samuels, azione importante la sua per Veroli, ha anche la possibilità del gioco da 3 punti, ci riesce, diventa il quarto Verolano ad andare in doppia cifra, sale a quota 11, 58 Veroli, 62 Trapani, 7 minuti e mezzo alla sirena conclusiva. Parker
palleggio insistito contro Rossi, gli fa girare la testa e poi con un bellissimo lay-up di destro va a mettere a segno due punti bellissimi. Kelvin Parker è appena il quarto punto della sua partita, ma fin qui non c'è stato troppo bisogno dei suoi punti. Ora Laure ruba il pallone in contropiede, sbaglia la cosa più semplice, l'appoggio in terzo tempo, stava rimontando un difensore verolano, ma grave errore di Laure e Blizzard dall'altra parte non colpisce. Rimbalzo di Rizzitiello con la collaborazione di Baldassarre. Laure prova a farsi perdonare, alla fine scarica il pallone per Parker, ancora Laure, post basso, viene dato fallo a Sanders che era precipitato a terra, secondo fallo per lui. Si asciuga il pallone con l'asciugamano. Rimessa Trapani, c'è ancora da rimettere il pallone. Parker per Baldassarre, il pick and roll che finisce con una schiacciata da parte dello stesso Baldassarre, che sta salendo sempre più in cattedra. Ancora una volta lui a mettere il nuovo massimo vantaggio di Trapani, 58-66, più 8 a 6 minuti e 15 secondi dal termine del match. Carenza, la penetrazione, la stoppata di Baldassarre, ancora una volta detta legge il numero 11 dei siciliani, che ora possono gestire palla in avanti e per la prima volta potrebbero andare in doppia cifra di vantaggio. Baldassarre, c'è Laure, il tiro da tre non va a segno, il rimbalzo però è di Renzi, ancora una volta è lui a svettare più in alto di tutti, rovina però tutto il numero 14 Rizzitiello, che perde la palla scagliandola oltre Baldassarre che voleva riceverla. Cambio per Lardo, va fuori Baldassarre che è un po' in debito d'ossigeno dopo aver avuto dei minuti saltanti. Torna dentro Ferrero, Marco Rossi gestisce il pallone per Blizzard, ancora Blizzard da questi a Marco Rossi, viene data ancora una volta un'infrazione di passi in partenza ai danni di Veroli, più volte è stata chiamata questa irregolarità ai giocatori di Veroli, nella fattispecie in questo caso a Marco Rossi. E Trapani dunque a 5 minuti e 20 secondi dal termine, ancora avanti di 8 lunghezze, 66-58. Rizzitiello per Renzi, Parker adesso, l'arresto e tiro dal gomito, va a segno Parker e c'è il più 10 per Trapani con il sesto punto personale di Parker a 5 minuti esatti dal termine della gara. Si fanno complicate adesso le cose per i padroni di casa, che subiscono fallo con Sanders che andrà in lunetta per due tiri liberi, a commettere fallo Parker, è il quarto per lui. Lardo non vuole rischiare il suo playmaker americano, lo richiama in panchina con quattro falli, dentro Bossi in un momento importante del match per Trapani che è avanti di 10 lunghezze a meno 4 minuti e 51 secondi dalla fine della partita. Ramondino cambia le cose in regia, fuori Marco Rossi, torna dentro Tomassini, dalla lunetta Sanders, sbaglia il primo tiro libero, ogni errore ora pesa doppio per Veroli che non può più sbagliare quasi nulla, sotto di 10 lunghezza a 4 minuti e 50 secondi, va a segno con il secondo, 59 Veroli, 68 Trapani.
Lauri porta la palla, Bossi difende il pallone da Blizzard, scarica per Lauri, ancora il giocatore americano, l'arresto e tiro dove prima aveva segnato Parker, lo imita anche il connazionale Lauri, due punti per portare Trapani al più 11, 59-70, davvero chirurgica la formazione di Lardo in questa trasferta in terra ciociara. Ogni piccolo errore di Veroli è stato punito dalla Lighthouse, che ora a 4 minuti e 20 secondi dal termine ha questo più 11 da gestire, più che un tesoretto per raggiungere Veroli in classifica a quota 22 punti e portandosi sul 2-0 negli scontri diretti. Sanders però la pensa in maniera diversa, mette a segno la tripla che vale il meno 8, 62-70, 4 minuti esatti al 40esimo. Lauri rischia la persa, scarica fuori per Bossi che vede libero Ferrero, la tripla che fa malissimo a Veroli, Giancarlo Ferrero, ottavo punto per lui, anzi undicesimo punto, così come 11 sono i punti di vantaggio di Trapani, facciamo 9 perché Sanders ancora una volta lui cerca di tenere a galla la nave che sta andando alla deriva di Veroli, che è sotto di 9 lunghezza, 3 minuti e 20 secondi dal termine, 64 Veroli, 73 Trapani, che attacca ora con Lowry, cerchio di centrocampo, passaggio schiacciato a terra per Renzi sul quale Cittadini non riesce a fare nulla, 18esimo punto per Andrea Renzi, 3 minuti esatti al termine del match, sempre più 11 Trapani, che sta gestendo come meglio non potrebbe questo finale di gara. Sbaglia la tripla Tomassini, rimbalzo di Renzi che porta ora il pallone avanti, non è certo il suo forte, ottiene comunque lo scopo di superare la metà campo con l'aiuto dei compagni, fallo di Tomassini su Bossi, terzo di squadra per Veroli. Trapani vicina dall'espugnare il Palasport Città di Frosinone in questo match della terza giornata di ritorno della DNA Gold, e alla vigilia del sentito derby siciliano che ci sarà domenica in casa contro la Sigma Barcellona del neo coach Marco Calvani, dell'ex GM di Veroli Antonello Riva. Samuels intercetta per ultimo la palla, si resta in zona d'attacco per Trapani che ha questi 11 vitali punti di vantaggio da gestire. 2 minuti e 29 secondi ancora da far passare per Lino Lardo e i suoi. Parker l'arresto e tiro ancora una volta semplicemente micidiali, micidiale Parker, così come il connazionale Lauri, si sono svegliati anche realizzativamente al punto, al momento giusto. Parker sale a quota 8, Lauri è andato a 12, arriva il quinto fallo ora di Parker che ha spinto il giocatore di Veroli, e Lardo deve mandare in campo Bossi sul 64-77 a meno 2 minuti e 13 secondi. Parker fa 5 falli, dentro Bossi, fuori Cittadini per Veroli, dentro Casella, 2 minuti e 13 secondi, Trapani a 13 punti di vantaggio, Veroli vicina al secondo KO casalingo della stagione, soprattutto ora che l'arbitro pesca in fallo d'attacco Samuels su Lauri. Per Samuels il quarto fallo, ci sono un po' i fischi di disapprovazione della tifoseria verolana. 64 Veroli, 77 Trapani, soltanto un miracolo al contrario può togliere a Trapani il successo,
è un miracolo in senso positivo per Veroli dare ai giallorossi la vittoria. Veroli ruba il pallone con Blizzard in contropiede, mette due punti rapidi per il 76 a 77, 11 da recuperare. Lauri con le sue capacità di ball handling scherza un po' su Sanders, ancora Lauri vicino alla linea di metà campo, 4 secondi per la conclusione, vede Baldassarre che aveva tagliato centralmente, sbaglia il tiro. Per Veroli sono gli ultimissimi momenti di rimonta, ma per una possibile rimonta, ma Tomassini spreca tutto con un passaggio dietro la schiena e poi arriva l'antisportivo fischiato a Sanders e si chiudono qui i giochi per questa gara della terza di ritorno, perché Trapani avanti di 11 a 1 minuto e 27 secondi dal termine, avrà due tiri liberi con Ferrero e poi la rimessa da metà campo conseguente all'antisportivo di Sanders, va a segno con il primo Giancarlo Ferrero. Per Veroli dunque ormai è certa la seconda sconfitta consecutiva, fa 2 su 2 Ferrero, una KO che rimette tutto in discussione per quanto riguarda l'ingresso ai playoff a fine stagione di Veroli, perché viene raggiunta da una diretta concorrente come Trapani che si porta sul 2-0 nello scontro diretto. Ancora Lauri che cerca una schiacciata spettacolare, poi però rischia l'osso del collo perché Samuels ottiene sfondo mettendosi sulla sua linea di penetrazione, ma Lauri oramai era già partito verso l'alto ed è ricaduto male, è ancora a terra faccia sul parquet, non dovrebbe essersi fatto granché male, anche se sicuramente la botta da dove è caduto si è sentita. Si rialza infatti prontamente Lauri, ha fatto vedere comunque di che doti atletiche è dotato. 66 Veroli, 79 Trapani, 1 minuto e 13 secondi da giocare. Lardo manda fuori Renzi, dentro Rizzitello, rimessa da fondo campo in zona difensiva per Veroli, sotto di 13 lunghezze, 73 secondi appena da giocare. Blizzard che va a fare sfondo su Lauri, che ha fatto un po' di sceneggiata, ha fatto vedere bene questo fallo e dunque con questo un altro pallone a 1 minuto e 10 secondi piove qualche cartaccia dalla curva giallorossa, niente di preoccupante, ma episodi comunque sempre da evitare. Scampoli ormai di gioco in questo match che Trapani suggella con questo backdoor di Baldassarre per Lauri che va a segno con il più 15, 66 a 81. Blizzard sbaglia l'arresto e tiro, possesso palla che resta nelle mani di Veroli a 57 secondi dal termine. Trapani dunque che sta per infilare il poker di successi, 4 vittorie consecutive per la formazione di Lardo, che subisce ora il canestro di Sanders. Dall'altra parte prova a replicare Lauri, non ci riesce. Veroli avanti ancora con Sanders che scarica per la tripla di Casella che va a segno a 38 secondi dal termine, il punteggio di 71 a 81, più 10 per Trapani. Veroli ora parte con i falli sistematici che potrebbero allungare questo minuto finale, anche se sul più 10 difficile pensare che ci sarà un finale in volata anche con i tiri liberi di Trapani sbagliati. Bossi da lunetta sbaglia il primo comunque.
ancora il Trapanese va a segno, questa volta con il secondo, più 11 per Trapani, 71-82. Blizzard, il tiro da 7 metri, si stampa sul primo ferro. Samuels, arriva un fischio degli arbitri, non capiamo cosa hanno segnalato. C'è una spinta data, un fallo dato a un giocatore di Veroli. Ci saranno due liberi per Trapani. Si sta un po' innervosendo il pubblico per queste chiamate che a volte sono un po' cervellotiche da parte di questa terna arbitrale, che non ha fatto grossi danni, va detto, e forse non ha influito sul risultato. Trapani ha meritato questo successo, lo sta meritando. Baldassarre va a segno con il primo tiro libero. C'è un po' di confusione anche in campo perché stanno piovendo delle cartacce a ridosso del canestro, qualche coriandolo o poco più. C'è confusione in campo perché gli arbitri hanno chiamato il cambio per Samuels, che è uscito per 5 falli, dunque già aveva provveduto Ramondino a cambiarlo, mentre questa volta viene buttato sul parquet qualcosa di più di un accendino, sembra addirittura un telefono cellulare, telefonino cellulare con tanto di auricolare, incredibile, non l'abbiamo davvero mai vista una cosa del genere. Sicuramente costerà una multa pesante alla società verolana. Sbaglia il secondo tiro libero Baldassarre, 71 Veroli, 82 Trapani, 23 secondi, ormai è garbage time allo stato puro. Sbaglia la penetrazione Blizzard, arrivano i passi fischiati a Lauri a 15 secondi dal termine. Gli arbitri stanno esagerando con questi fischi, anche in questa circostanza non c'era sembrata limpidissima l'infrazione di Lauri. 15 secondi da giocare, Veroli sotto di 11 lunghezze nei confronti di Trapani, che ha ormai questi due punti in tasca, se è solo da decidere il punteggio finale. Fallo su Tomassini che andrà in lunetta per due tiri liberi, fallo commesso da Rizzitiello. Dalla lunetta Tomassini, autore di 7 punti. Veroli nella ripresa non è mai riuscita a impensierire Trapani, che è subito scesa, rientrata dagli spogliatoi con il piglio giusto, e dopo un terzo quarto in cui ha cominciato a mettere le basi per il successo, nel quarto se n'è andata, fa 2 su 2 Tomassini, 73-82, 3 secondi alla fine, dunque sarà questo il risultato sul quale terminerà, anzi termina, la sfida della terza giornata di ritorno fra la GZC Veroli e la Lighthouse Trapani, che spugna il parquet di Frosinone con il punteggio di 82-73, più 9 dunque per gli ospiti siciliani, che mettono a segno l'11° successo in 18 gare di campionato. Per Veroli invece è la seconda sconfitta casalinga. Le due squadre ora sono appaiate in testa alla classifica a quota 22 punti. Ridò la linea allo studio di Radio Cuore, la radio di Trapani, con un ringraziamento ad Alessandro Piacelli per quanto riguarda invece il supporto tecnico per la telecronaca di Extra TV ed Extra Sport 24, e con un ringraziamento anche a Luciano D'Urso per le riprese. Da Paolo De Persis, dal Palasport di Frosinone, è davvero tutto. Grazie a tutti voi per l'attenzione e arrivederci e risentirci con i prossimi episodi di Basket targati Extra Sport 24 ed Extra TV. A 73, sì.